C'è stato un incontro nei vertici Whirlpool stamattina. Il ministro Patuanelli ha parlato di un incontro non positivo. In sostanza sembra che la Whirlpool non abbia alcuna intenzione di rilanciare il sito e continua a parlare di cessione di ramo d'azienda. C'è una via d'uscita, secondo lei? Ma io vorrei poter avere questo incontro col Presidente del Consiglio che gli ho chiesto la settimana scorsa e attendo notizie da lui. E uno degli argomenti che gli ho chiesto era Whirlpool. Io vorrei che il Presidente del Consiglio sapesse fino in fondo che questa è la vertenza della città di Napoli. Quindi io vorrei avere questo incontro al più presto col Premier per avere un confronto su questa vertenza con riferimento alla quale io sono molto preoccupato. Cioè, ritengo che da questo punto di vista il governo non è riuscito ad affermare la sua autorevolezza, che significa far rispettare un accordo firmato tra il governo, la Whirlpool e le rappresentanze sindacali nell'ottobre 2018, e quindi non possiamo farci scivolare addosso il fatto che il 31 ottobre è la data in cui ci sia la fine di questa esperienza. Napoli farà sentire la sua voce anche da qui al 31 ottobre, la farà sentire in modo vibrante, in maniera forte, anche con proposte assolutamente innovative e rivoluzionarie, però sinceramente mi auguro di poter avere un incontro al Presidente del Consiglio, perché quando ebbi l'incontro, per carità, molto tempestivo e molto cortese, dal Ministro Patuanelli, il Ministro Patuanelli mi disse: no, ma io mi sono defilato, non mi occupo più di questa vertenza, se ne occupa il Presidente del Consiglio. È una risposta, come dire, chiara, ma non soddisfacente per quanto ci riguarda, quindi vorremmo sapere. Io lo voglio sapere da sindaco di Napoli e nel momento in cui la città si è schierata tutta al fianco dei lavoratori, dal Presidente del Consiglio, qual è la fine che devono fare questi lavoratori. Altrimenti dobbiamo considerare il silenzio anche un atteggiamento di inadeguato rispetto nei confronti di quella che è la terza città d'Italia, che non può vedere in questo modo e con queste modalità chiusa un'azienda solamente perché è un paese che non è in grado di far rispettare un accordo firmato dal governo della Repubblica Italiana, e soprattutto se consideriamo che alcuni ministri ci hanno fatto la campagna elettorale su questo dicendo che era tutto a posto. Quindi io con fiducia attendo la convocazione del Presidente del Consiglio, ma Napoli andrà avanti, farà sentire la sua voce, non lascerà soli questi lavoratori, troveremo un altro modo per produrre lavatrici a Biagi.